Cari amici di Inglourious Glow Bastard, abbiamo un'altra puntata in cui c'è un ospite graditissimo, un ospite di eccezione. È un giornalista, Giorgio Barbieri, Corretto. che si occupa di pubblica amministrazione. Voi sapete che da qualche tempo noi abbiamo preso un po' a cuore questo tema e nella puntata di oggi vogliamo trattare un aspetto un po' particolare, che è quello della corruzione. Giorgio ha scritto un libro con Giavazzi, che oggi, come forse voi saprete, è un consigliere del primo ministro. E questo tema chiaramente si aggancia con il Recovery Fund per due motivi. Il primo è che la pubblica amministrazione fa acqua da tutte le parti e quindi per implementare questa serie di programmi e di riforme bisogna riformarla. La pubblica amministrazione prima di riformare il resto. La seconda cosa ha a che fare con la corruzione e da più parti, inclusi i commenti dei nostri ascoltatori, dei nostri fan, sottolineano questo aspetto. Dice: ma com'è tutti questi soldi? Arriverà la mafia? Verranno presi dai soliti noti, ci saranno malversazioni, scandali, eccetera, eccetera. Allora, noi vogliamo sentire dall'esperto che cosa ne pensa. Giorgio, tu ti sei fatto un'idea su quello che succederà e che cosa dovrebbe succedere, in che direzione dovrebbe muoversi il governo? Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che come ha detto lo stesso Presidente del Consiglio, affinché questo piano appunto di rinascita dell'Italia funzioni, la prima cosa, quella fondamentale, è una totale revisione del sistema della pubblica amministrazione. Perché? Perché dall'Europa ci chiederanno tempi, ci chiederanno scadenze, bisognerà rispettare tempi e scadenze per avere i fondi e quindi inevitabilmente servirà un cambio di passo della pubblica amministrazione. E da quello che ho capito, il ministro Brunetta vuole, diciamo, muoversi su tre strade principali. Una è la prima, è l'investimento sul capitale umano, ossia, mi sono stampato dei dati. Attualmente l'età media della pubblica amministrazione italiana è 50 anni. Gli over 60 sono il 17% e gli under 30 sono il 3%. Dati che difficilmente si possono attualmente, come si può dire, favorire un efficace piano di rinascita. Ma per motivi, cioè, per esempio, il semplice fatto della digitalizzazione, l'implementazione della digitalizzazione serve, necessita anche di una assunzione di personale molto più giovane, molto più, come si può dire, più adatto Beh, alle nuove disposto, esigenze. disposto a digitalizzarsi. Esatto. Il secondo ramo su cui vuole intervenire, il governo è quello della semplificazione normativa, ossia, combattere la cosiddetta paura della firma. La paura della firma è quella che, diciamo, permette di dilatare all'infinito i tempi, perché al burocrate, diciamo, se non ha una scadenza, è più interessato ad avere la firma magari del superiore per poi condividere il rischio di cause o di accuse di danno erariale. E la terza ramo è, cioè, la digitalizzazione. Ossia evitare che la pubblica amministrazione continui a chiedere ai privati, alle imprese, tutte quelle documentazioni che magari sono già in possesso. Adesso i primi esempi, che adesso si parla di questa carta verde per poter muoversi, per poter partecipare agli eventi, non so se va nella giusta direzione, perché non è chiaro se sarà il cittadino a doverla chiedere, quindi gli verrà richiesto un ulteriore sforzo, se sarà la pubblica amministrazione a mandarla, cioè non sarà chiaro bene il funzionamento, però Ma insomma la infatti strada quella è è quella. la solita
come dire, aggiunta di carta che come forma mentis, diciamo, la pubblica amministrazione richiede. Quindi per loro il timbro, il certificato, la ceralacca è il massimo della goduria. Comunque, su Esatto, Green Pass le regole, la vedremo, classica cosa delle regole. sarà tra l'altro sentito che se lo falsifichi, se insomma se questo Green Pass non è fatto diciamo, con tutti i crismi, si rischia il carcere. Sì, ho letto anch'io prima. Cose da follie dal sen fuggite. Continua. Quindi, insomma, per essere un po' più focalizzati, diciamo, questa pubblica amministrazione, insomma, queste tre direttrici, in che modo, in passato, insomma, questi tre problemi su cui si sta concentrando il governo, in che modo in passato hanno determinato storture, corruzioni, malversazioni e quali sono, come dire, i nodi più importanti che bisognerebbe risolvere. Per esempio, a un certo punto è stata istituita l'autorità anticorruzione, no? Con il famoso Cantone che interveniva su tutto, veniva interpellato su tutto, dalle nomine degli assessori o dei dirigenti al Comune di Roma, fino agli appalti, eccetera, eccetera. Insomma, è quella la strada, ci sono strade migliori. Come fanno negli altri paesi? Insomma, io a un certo punto l'ho buttata lì senza essere un esperto della materia. Ma ci sono paesi dove queste cose funzionano? Qual è il problema? Quale sarebbe il problema di copiare, no, l'impianto burocratico-amministrativo di quei paesi, tradurre le leggi in italiano e più o meno non è che viene fatto con la bacchetta magica, ma comunque si dà un quadro complessivo. Magari nel giro di un anno, di 2, di 3 anni si raddrizza la barca. Beh, un Tu po' come la vedi? quello che adesso si parla molto, anche Draghi ne ha parlato nel suo discorso alla Camera, è il famoso modello Genova. Modello Va. Genova è diciamo, un modello in cui, per stessa ammissione del commissario Bucci, nessuna legge è stata rispettata del codice degli appalti. Esatto. Lì è stato rispettato, ha detto lui, il codice penale, la normativa antimafia e le norme europee. Punto. Il codice degli appalti è come se non esistesse. E quello però, secondo me, ha funzionato, cioè in Italia le cose funzionano quando c'è la scadenza. Gianni De Michelis, un vecchio, come si può dire, purtroppo Volpone. mancato politico della Prima Repubblica, diceva che una grande opera viene portata a termine se ha una scadenza. Se non ha una scadenza, come l'esempio il Mose di Venezia. Mose di Venezia è un'opera che andrà avanti all'infinito perché non avendo una scadenza può permettere malversazioni di ogni genere. Mentre a Genova c'era una scadenza non di, come si può dire, temporale, ma c'era una scadenza morale, nel senso era successa una roba talmente clamorosa che si è dovuto fare in fretta per risistemare quello che era successo. Per cui c'è stato, diciamo, tutto l'interesse di tutte le istituzioni di far andare le cose come dovevano andare nei tempi previsti. La stessa cosa non può essere successa con l'Expo di Milano. Esatto, ecco, quello è un altro esempio che ti volevo dare, dove non c'era il commissario che brutalizzava le leggi esistenti, o meglio le ignorava, però c'è stato Beppe Sala a cui hanno buttato addosso la croce e gli hanno detto fai in fretta, veditela un po' tu, sbrogliata, e lui ha dovuto in qualche modo arronzare, e infatti si è ritrovato poi con una serie di guai giudiziari che poi gli hanno tolto le castagne dal fuoco in qualche modo, però è chiaro che anche lì quel modello, diciamo, della scadenza tassativa ha funzionato fino a un certo punto, perché sono stati, che ne so, 10 anni
di rimpalli, di responsabilità, di liti tra la regione, il comune, e poi gli ultimi sei mesi si è corso per fare, per rimediare a nove anni di ritardi. E lo stesso succederà con le Olimpiadi, no? Le Olimpiadi, i grandi eventi sportivi, sono un altro di questi escamotage proprio per fissare le scadenze delle opere pubbliche. Peccato che però neanche quello ormai più funziona in Italia, perché abbiamo la piscina di Calatrava per i mondiali di nuoto, cos'era, del 2009? 9. Che tra l'altro non è, le misure non sono quelle giuste, che sono accorti che era un po' più lunga della, diciamo, della misura regolamentare, quindi poi alla fine in realtà non è vero neanche più quello. Cioè io mi ricordo i mondiali di Italia 90, c'erano una serie di infrastrutture. Una era la stazione ferroviaria dello Stadio Olimpico a Roma, che hanno aperto in occasione delle partite del Mondiale 90, stiamo parlando di 30 anni fa, l'hanno richiusa, lì sta e nessuno la usa più. Nessuno la usa più, Fabio. E non c'è, non esiste più questo trenino che andava dal era un trenino che andava, mi sembra, dal Flaminio allo stadio, e quindi doveva essere poi un'opera che rimaneva. Ah, non c'è più? Io non l'ho mai più visto, cioè non esiste. Scusa, Giorgio, ma tu hai risposto alla domanda di Fabio quando ti ha chiesto come va a finire il recovery plan? Beh, il recovery plan, secondo me, se c'è Draghi, potrebbe andare a finire bene. Se non c'è Draghi, sarà un disastro. No, questo è indubbio, ma quali sono le... Cioè, per fare... Allora, il metodo Genova, diciamo così, era stato fatto in emergenza. Quindi, per fare... La ferrovia Roma-Pescara, tanto per citare un'opera che oggi, in questi giorni, è stata, sì, insomma, è stata aggiunta alla lista delle grandi opere da realizzare, tra l'altro al di fuori del recovery plan, sono i soldi, fondo extra del miliardi che stanno lì da tempo immemorabile, che nessuno riesce a spendere. Altre opere sono la solita Salerno, l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, insomma c'è parecchia carne al fuoco. Questi sono progetti vecchi, alcuni di 30 anni. E quindi secondo te che cosa farà, dov'è che dovrà agire Draghi per sveltire questi processi e per avere un risultato decente, per evitare che ci tolgano i soldi? Perché poi questa volta i ritardi non è che li paghiamo con attese di anni o magari decenni, no, li paghiamo in moneta sonante, perché ci tolgono i soldi, e quei soldi che ci tolgono non è che non li utilizziamo, no, quei soldi li dobbiamo comunque ripagare per la quota che compete all'Italia nel finanziamento dei famosi 750 miliardi, quindi saremmo cornuti, mazziati e tassati. Io credo che sarà inevitabile andare, nonostante le resistenze che ci sono da più parti, andare verso una, non so se sospensione, ma appunto una forte revisione del codice degli appalti attualmente in vigore, perché appunto con scadenze che sono, come si può dire, rigorose, non ci si può permettere il rimbalzo, la valutazione di impatto ambientale, il ricorso al TAR, il tornare indietro, tutti i bizantinismi che attualmente regolano le opere pubbliche italiane. Per cui, secondo me, andrà verso una istituzionalizzazione del modello Genova. Quella, secondo me, è l'unica strada. Ma verrà abolito il codice degli appalti o così ci si sveglia una mattina e si dice per tutto ciò che ha a che fare con il recovery plan il codice degli appalti non esiste? Ah, per esempio, prima del collegamento è uscita un'ansa di un sottosegretario all'ambiente diceva che ne arriva un decreto, l'ha chiamato taglia burocrazia per la transizione ecologica.
che in buona sostanza, diciamo, alle predice che verrà appunto reso molto più semplice il percorso della valutazione di impatto ambientale, che poi è quella su cui spesso si bloccano le opere nella loro prima fase, perché c'è la valutazione di impatto ambientale, c'è il ricorso al TAR, c'è la sospensiva, c'è, quindi non si riesce a far partire il cantiere. Tutto questo credo che necessariamente dovrà essere in qualche modo eliminato. Non so se eliminato, perché poi ti trovi in OTAV, no, ma quello, no, quello vabbè, tutto in piazza. Di trovare una formula per snellire il percorso. E le conferenze di servizi, Giorgio? Le conferenze di servizi arrivano in 50, attorno a un tavolo dal consorzio per la preservazione della marmotta al... E quello è uno dei problemi, è una delle cause per cui esistono tutte queste regole, perché non ci fossero le regole, non ci sarebbero, come si può dire, appunto, le persone responsabili di doverle... controllare e gestire. Ma lì basta appunto un oscuro funzionario di un assessorato di qualche ente locale che ti blocca tutto. Dici no, io non sono d'accordo, per me questo non va bene, si rifiuta di mettere la firma, non capisce di che si parla, perché non è detto che poi quello che va alla conferenza dei servizi ha la minima idea su come va costruita l'infrastruttura, che cosa implica e dove sono i problemi. Prendono il primo che passa e magari se è una patata bollente lo danno al più scemo. E quindi quello lì, giustamente, per non saperne leggere né scrivere, non vuole assumersi responsabilità e tira fuori tutte le scuse dell'universo, anzi le va a prendere pure negli universi paralleli, se gli è concesso. Ecco. Un altro tema sarà anche la giustizia amministrativa, quello è un tema fondamentale. C'è un esempio che è famoso dalle mie parti, che è il Ponte degli Alpini a Bassano, che è dal 2013 che devono fare dei lavori per metterlo in sicurezza, perché è fatto in legno e quindi ci sono voluti 6 anni. In 6 anni non sono riusciti a fare nulla, perché hanno fatto la gara, chi è arrivato secondo ha fatto ricorso al TAR, ha ottenuto la sospensiva, il TAR poi gli ha dato ragione, allora chi ha perso al TAR è andato al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha dato ragione al primo che aveva vinto, il quale, siccome aveva messo le mani l'altro nel cantiere, ha detto in autotutela io non faccio più niente. E quindi da 6 anni che c'è sto ponte mollato là e non si riesce a fare niente. Sì, anche quando crolla è colpa del liberismo, no? Esatto. È colpa della finanza, è colpa di Soros, è colpa dei Rothschild, eccetera, eccetera. Esatto. Senti, tra l'altro, detto per inciso, il codice degli appalti è stato riformato dal governo Renzi, quindi è una cosa molto recente ed è stato riformato con l'intento di semplificarlo. Invece però, quando fai le regole, aggiungi regole, regole. E questo invece ha determinato la paralisi totale di qualsiasi opera pubblica in Italia. Quindi uno degli azionisti, non di maggioranza perché numericamente non è tale, però uno degli azionisti più in vista di questo governo è quello che in realtà ha fatto sì che con i suoi provvedimenti improvvidi si bloccasse tutto il settore delle opere pubbliche. E adesso tra l'altro va a raccontare in giro che lui vuole sbloccare i 100 miliardi di cantieri, no? va a pavoneggiarsi sui giornali sparando la boiata che lui sarebbe pro infrastrutture, senza rendersi conto del ridicolo di cui si copre. Chiusa la parentesi su Renzi, perché non vogliamo, diciamo, infierire su un caso che insomma ha già problemi di suo. Alberto, no, io volevo chiederti invece, ma a Hong Kong, no? Tu hai questa esperienza, io ho visto come funzionano le cose a Dubai, in molti di questi paesi arabi, cioè il Qatar, che ha fatto le cose pazzesche, ma senza arrivare, diciamo, ai casi eclatanti,
A Hong Kong com'è che funziona? Cioè, quanto tempo ci mettono per fare un'infrastruttura? L'aeroporto nuovo, no? Quello che è stato costruito per sostituire l'aeroporto che mi ricordo si atterrava praticamente tra i grattacieli. Come si regolano? Ma sai, è una struttura tipo anglosassone qui, la vecchia Hong Kong, per cui ci sono, ma poi anche gli uffici tecnici sono più preparati, i dipendenti pubblici sono trattati meglio, sono più professionali, c'è anche il tasso di corruzione Hong Kong, non parlo della Cina, è molto misurato, per cui non è facile. Per cui di solito le opere arrivano in tempo, c'è una struttura di metropolitana qui che è incredibile. Ah, no, è magnifica, ma anche cose, la metropolitana, sai, non lo so, lo svincolo autostradale oppure, non lo so, il molo nuovo per gli Star Ferry. Cioè, quanto tempo ci mettono per farlo? Ma no, 2 anni, non so, è tutta roba, 24 mesi, di solito, no? Poi dopo a Esatto. volte ritardano, ci sono però, fanno le prime pagine dei giornali con grande polemica anche dei cittadini che entrano dentro. Credo che il museo abbia ritardato parecchio, ci sono stati dei blocchi, il museo di Hong Kong, il Capisco. museo, ma di solito è una struttura abbastanza anglosassone, ma se però parti da una struttura pubblica più professionale, meglio pagata, da noi è un disastro, capito? Non ci sono neanche gli ingegneri per gestire questa roba qui. All'ANAS non ci sono neanche gli ingegneri per gestire. Non lo so, ormai è così, hai ragione. Però Ma io voglio dire, Giorgio ha scritto un libro sulla corruzione, non sulla burocratizzazione, perché le cose non sono mica la stessa cosa, eh? no, però diciamo che la corruzione è molto legata al numero di regole, alla bella eccesso di burocrazia. Insomma, Ah, tu dici che le due cose sono correlate. beh, più regole ci sono, più. Beh, c'era stato uno studio di Hernando De Soto sulla correlazione tra il numero di regole per ottenere una pratica e E il livello di il tasso corruzione. di corruzione. Perché la burocratizzazione di solito sale per combattere la corruzione, per cui crea un eccesso di burocratizzazione che in realtà non ti risolve niente. Esatto. Però è Ma la risposta alla corruzione, alla burocratizzazione. se, beh, oddio, è un gatto che si morde la coda perché poi più regole fai, più blocchi metti e quindi più è necessario andare a cercare di oliare la porta che si chiude, la porta che fa difficoltà ad aprire. Non c'è dubbio. Ma quello, io lo spiego in termini abbastanza, come dire, semplici. Qual è l'incentivo per il dipendente pubblico onesto, non voglio parlare, non dico il disonesto, il dipendente pubblico oggi, in Italia, ma in tutti gli altri paesi, diciamo, dove non vige il sistema Hong Kong, il dipendente pubblico, se non fa niente, se si appiglia al cavillo, se fa difficoltà, se blocca una procedura, non rischia niente. Lo stipendio continua a prenderlo. Nessuno lo può chiamare in giudizio, eccetera. Se fa qualcosa, se mette una firma, rischia. Il peculato, l'abuso di ufficio, tutti questi in Italia reati mal definiti, omnicomprensivi, per cui pure se vai in bagno e non tiri lo sciacquone, c'è il rischio di ritrovarti un avviso di garanzia, e quindi il dipendente pubblico dice: io non faccio niente se non ho qualcuno a cui poi posso scaricare la colpa, e quindi viene bloccato tutto. Quando arriva quello con la mazzetta, a quel punto il dirigente, il dipendente, anche onesto, comincia a farsi due conti. Quello disonesto la va a cercare la mazzetta. Quello che non è, diciamo, naturalmente disonesto, dice: vabbè, oh, se devo correre il rischio,
almeno corro il rischio, però mi metto qualche soldo in tasca. L'incentivo c'è. E quindi la corruzione rompe un sistema di incentivi malato, ma disegnato dal, diciamo così, dalle leggi, dalle regolamentazioni, per essere malato. Mentre se tu dici, caro dipendente pubblico, quando tu metti la firma su un progetto importante, ti riconosco un bonus o hai delle prospettive di carriera migliori, allora le cose cominciano a cambiare. Ed è quello, secondo me, il motivo per cui a Hong Kong o nei paesi dove le cose funzionano, tipo a Dubai, se un'amministrazione a Dubai fa il piano di urbanizzazione o l'appalto per la metropolitana in tempo, lì arrivano delle, diciamo così, ricompense sia monetarie che di riconoscimento e di carriera. Quindi è quello anche un po' il discorso che bisognerebbe introdurre, il famoso merito, no, che è nella pubblica amministrazione una parola tabù, e purtroppo con Brunetta questo tabù non è stato ancora spezzato, speriamo che lo sarà. Beh, una delle riforme della il governo Renzi, una delle riforme più contestate era stata quella della riforma Madia sulla pubblica amministrazione. Aveva provato a inserire delle pur lievi sì, appunto, sistemi di categorie. Esatto. E però quella gli è stata impallinata brutalmente dal Consiglio di Stato. Esatto. La burocrazia non si fa riformare facilmente, perché esatto, come gli metti, come vai a mettere piede nel loro orto, ovviamente loro te lo pestano, perché vogliono che l'orto rimanga quello che è. Esatto, no, ma infatti quello, bisognerebbe abolire il diritto amministrativo. Io sono sempre del parere che il diritto amministrativo è un'aberrazione, cioè non ci deve essere un diritto in cui lo Stato ha una posizione superiore al cittadino, devono essere in una condizione di assoluta parità, e le diatribe, le controversie devono essere diciamo così, stabilite per legge, ma per una legge che vale simmetricamente per la parte pubblica e la parte privata. Cioè il Consiglio di Stato, i TAR, sono un'aberrazione. Infatti, è una delle cause. Anglosassone non esistono, non esiste il TAR in America, non esiste il TAR a Hong Kong, giusto? No. Dimmi. Una cosa però bisogna anche, perché poi c'è anche l'altro aspetto della moneta, dove si interviene troppo, in maniera troppo semplicistica, per togliere le regole, anche lì si rischia di fare disastri. Per esempio il Mose di Venezia è, secondo me, uno dei più grandi casi di corruzione a livello europeo, ma che nasce dalla volontà nel 1984 di voler fare in fretta e quindi istituire il concessionario unico, che velocizzasse le cose dando i lavori ai suoi azionisti, eccetera, eccetera, eccetera. E per mantenere poi in vita questa regola, che poi è andata contro le regole dell'Europa di qualsiasi e del buon senso, lì però si è messo in piedi un sistema corruttivo immenso da centinaia di milioni di euro. Però, scusa Gio, il punto è qui: se nel 1984 viene presa una decisione per velocizzare l'opera e 20 anni dopo quest'opera... 30. No, ma dico, non arriviamo ai 30, dico, dopo 10 anni, dopo 5 anni che quest'opera non è realizzata, nonostante le procedure volte a semplificare tutto il processo, allora qualche domanda uno se la deve fare. Cioè ci deve essere poi un meccanismo che va a verificare perché dopo 5 anni, nonostante il contesto sia stato semplificato, l'opera non è conclusa. Cioè non devi aspettare, capite, gli anni 2000. Sì, lì poi c'è il problema che
chi è che si prende la responsabilità, ministro, funzionario, capo di gabinetto, di mettere una croce sopra l'opera e esporsi alle critiche che si abbandona a Venezia l'inondazione? Cioè, che quello di tema... Sì, me, nessun ministro si è mai voluto prendere la responsabilità di rendere conto che quell'opera era un fallimento. Ma locale. Il consorzio, che penso si chiamasse il consorzio, si chiama ancora Venezia Nuova, sì. No? Che ha fatto questa... Sì. O risponderà qualcheduno, non penso che sia un feudo legibus solutus. No, ma lo Stato è un'entità astratta, c'è qualcheduno, ci deve essere, non so, la regione, il ministero, qualcheduno. Il MIT dipendeva dal MIT, dal quello che era il... Esatto. Però non è... aveva ricevuto, era diventato talmente tanto autonomo e ricco, perché per ogni stanziamento, per esempio, il governo dava 100 milioni per l'opera, il 6% di quei 100 milioni stavano in pancia al consorzio. Sì, il resto poi lo dava ai suoi, come si può dire, a quelli che partecipavano. Però negli anni quel 6% l'aveva reso una potenza, cioè era più forte il presidente del consorzio Venezia Nuova. Era lui che diceva al ministro i nomi dei collaudatori, i nomi dei le norme da fare, gli interventi da fare. Cioè si era completamente ribaltato il sì sì il ma sistema. questo è appunto l'ha individuata benissimo tu la distorsione, che il 6% per un ente appaltante, chiamiamolo così, è una roba da far accapponare la pelle. Io non credo che esistano delle situazioni simili. No, per quei tempi era poco, 6%. Vabbè. Era competitivo. Il sistema concessionario di allora andava anche sul 15%. Infatti all'inizio era il 12%. All'inizio era il 12%. Poi dopo, quando... scrive delle concessioni, disegnato dei trastat. Sì. E infatti dopo che si è passati dalla fase della progettazione, quindi alla fase dell'esecuzione, quindi quando i soldi veri sono arrivati, hanno iniziato a piovere, si è passati dal 12 al 6, ma l'Europa continuava a mandare carte dicendo che doveva essere abbassato al 2, all'1, non mi ricordo. Esatto, 1, 2 proprio a esagerare, per opere piccole dove diciamo, le economie di scala non intervengono. Va bene, Giorgio, io ti ringrazio, è stata un'interessantissima conversazione, rimaniamo in contatto, vediamo quando questi piani saranno resi pubblici, magari ci facciamo un'altra chiacchierata per vedere dove sono i nodi più importanti da sciogliere e le difficoltà che si troverà ad affrontare il governo. Molto volentieri, va bene. Un saluto a tutti, ai nostri fan, con la raccomandazione a mettere qualche like se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale, così avrete in tempo reale l'informazione su quando i video vengono postati. Ciao! Grazie! Grazie Giorgio, grazie. Complimenti. Grazie.